Alfredo. Tino. Perché sei venuto? E ti, ho venuto perché voglio parlare con tua figlia e tuo genero. E perché? Edì, stasera voglio chiedere la tua mano. No. Oh, Pascalino mio, che vincita è morto. Non me la sento. Ma tu non pensa più a Pascalino tuo? Sì, trovami. Pensa a noi due, Edì. Oni, mi sta tremolando le gambe. Vicini, te. Un amico, signore. Un amico di Tina. Sì, indata. Un amico. No, amico, no. E non dare guerpi questa porta di più. Signore, una visita ci ha fatto, signore. Piacere. Piacere, signore. Alfredo Salsiccia. Addolorata porchetta. Ma quando? Perché è venuto? Perché? È venuto, andata. Mi faccio una visita. Una visita, signora, una visita. Perché, signoria dottore, senti? E la forza dove la viene? Fammi misurare un piccola pressione. C'è pressione, signora, io un amico di Dina smurto. È pressione, dottore, qua. Un caro amico. Sì, amico. Vedi, lui è un amico, è venuto con mia, che ha casato da nostro conte con la depressione. No, depressione, no! Piacere. Piacere, signor, Alfredo, signor. Salsiccia, salsiccia. Salsiccia, signor, salsiccia. Come mai da queste parti, signor Alfredo? Signor, io ho venuto stasera perché... ho conosciuto sua mamma e non gliela conoscia più di vicino, gliela conoscia meglio, signore. No, no, mia madre non ha bisogno di conoscere nessuno. E mo? No, sta bene. Tua. E ha bisogno solo di tanta tranquillità. Oh, mia figlia, avendo vecchi di tempo di voi, da mi ci sento meglio. Sì. Specialmente quando essi. Non ti dico poi oggi. C'è bella, guarda, la c'è più. Guarda, signora, me ne ho già accorto pure io. E la mamma tua è una picca di tempo che la dice, ah, rinata proprio. Rifiorita. Vai, aci che stasera. Mamma, non li conosce nessuno. Sta bene a casa sua con i familiari sua. Ehi, figlia! Perché ti sta sticci? Signora Alfredo. Ah, in fondo ci sta ma pace di male, mamma da. Ahimè, che la solitudine bisogna pure la prensa quanto è brutta. Capo? A me ce mi manca. No. Cacicchiavano Pedro Cristiano, c'è in cera di mali che lo frequentava. Alfredo, c'è dici? Eh? Signor. Ti perdonami. E sa c'è ti manca, signor? La classe, signor, ti manca. Minchia, sta parlando! Oh, mani, c'è la classe. Ci subito. Ci sono pezzi tutti e due, no? E non vi vergognate?
Ci andiamo a vergognare, signore. Ci sta facendo, signore. Che sta? Ci stiamo vergognando. Ci andiamo a vergognare. Ehi, signor Sati. Non c'ha lì niente che ti metti a bocca nome mesi. Così sta a casa sua, grazie di Dio. Ma ce li manca qua. Buonasera, che devi da fare in cucina. Arrivederci. Buonasera, signore. Mamma mia. Senti, Alfredo. Non te la prendere. Stasera a cena ne riparliamo in famiglia. Ho già capito te. Non la giusci te. Ho già capito. Mi dispiace, Alfredo. Solo con stasera mi darebbe, no te? Sì, Alfredo. Arrivederci, signora addolorata. Tanto addolorata! Anzi, addoloratissima, addoloratissima! Vedi, non sta a valere. Ma va, fanculo, Luchiuro, va! Era messo Luchiuro! Come alla fine di un film partono i titoli di coda. Allora inizio a presentarvi uno ad uno, anche se li conoscete già, i protagonisti di questa commedia e coloro i quali hanno lavorato dietro le quinte per la realizzazione di questa serata. Inizio con presentare me stesso, visto che già qua così acceleriamo i tempi, il maresciallo Nello Saraceno. Grazie. Poi Simone Bruno. Comare Coda Alessandra Gorgone. Loredana Sandra Felline. Alfredo Graziano Fiaccone. Lulliccato. Lucia Angela Parziale. Andrea Antonio e Lucia. Antonio Iurlaro, scusate. Nonna Nunziatina Daniela Mazza. E infine la nostra star, nonna addolorata, anzi addoloratissima, Mary Leo. Bravo. Infine le nostre registe e autrici della commedia, Mina Fabrizio e Mariadina Furone. Bravo. Permettetemi ora di fare qualche ringraziamento finale. Innanzitutto l'Arma dei Carabinieri che mi ha fornito tutto il corredo. Poi ringraziamo il Vicolo Verde per gli addobbi floreali, l'Arte del Legno di Franco Conte per le scenografie, i signori Fiaccone Taurino e Giuseppe Sabella per il montaggio della struttura, la macelleria di Enzo Cavallo per aver fornito pane e salumi. E infine ovviamente ringraziamento a tutti voi per l'entusiasmo e la simpatia con cui avete atteso e vissuto questo evento. Signori, un omaggio floreale a tutte le signore. Un omaggio floreale da parte del Vicolo Verde a tutte le signore. Grazie e buona serata.